Una torre, un giardino botanico, un'installazione sonora nel centro di Zurigo che racconta il capitalismo predatorio e gli aspetti oscuri dell'anima svizzera attraverso le voci di quattro cantanti. Si tratta del progetto The Whistle dell'artista Gilobri e del gruppo Vakut, curato dal collettivo Zairoram, che da anni ha dato vita proprio qui a Zurigo, all'Otto Sound Museum, spazio di ricerca sulla dimensione sonora dell'arte contemporanea. A fare, per così dire, la cassa di risonanza a questa esposizione pubblica e gratuita, la Wasserturm, che ospita per la terza volta i progetti del museo ed è stata ribattezzata Soundturm, la torre del suono. Questa torre, appunto, svolgendo questa funzione collettiva per il nostro progetto Otto Sound Museum, ci è sembrato il posto perfetto per lanciare delle voci alla collettività, di tornare a parlare, tornare a richiedere anche forse un pochino più di iniziativa da parte del pubblico che si trova a passare per queste strade. Non solo ai turisti, ma anche ai locali, e stimolare un pochino il dibattito su tanti temi contemporanei attraverso il suono. Le voci delle cantanti Ale Hope, Ayam Etoualli, Gabi Matuba e Sabina Leone si muovono nello spazio urbano proprio davanti all'edificio che a lungo ha ospitato la Borsa di Zurigo e offrono al pubblico resoconti sonori basati su fughe di dati e rapporti di organizzazioni non governative. Stiamo parlando di una ricerca veramente molto approfondita che ha a che fare con la Swissness, con la Svizzera e l'identità che la Svizzera ha voluto creare di sé, quindi portando all'attenzione alcune nozioni con le quali identificarsi come paese, quali la neutralità, come sappiamo bene, come la razionalità, la trasparenza, la perfezione. E proprio dietro a queste nozioni scopriamo, soprattutto grazie anche a queste fonti che gli artisti hanno messo a nostra disposizione, delle vicende che non sono proprio trasparenti per quanto concerne la posizione che la Svizzera ha intrattenuto con alcuni paesi. Dal Perù al Sudafrica, i testi che Aubry ha chiesto alle cantanti di mettere in musica denunciano per esempio il coinvolgimento della Svizzera nello sfruttamento delle risorse minerarie o il supporto all'apartheid, il riciclaggio di denaro o l'evasione fiscale, in un intreccio spiazzante tra la bellezza delle composizioni sonore e la durezza del loro contenuto, che la Soundturm, con la sua forma quasi flautata, diffonde proprio dal cuore finanziario elvetico. Con una dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno, di come l'arte contemporanea sa trovare sempre nuove strade per testimoniare il nostro presente.